quadro nuovo? Il blu. Siamo ai tempi di Claude Monet, tempi segnati da un cambiamento radicale dell'arte, la pittura all'aperto. Nella Francia di metà 800 è anche in atto una rivoluzione dei trasporti. Per la prima volta la ferrovia consente a uomini e donne di spostarsi. Claude Monet, che vive a Parigi, può raggiungere agevolmente l'arte, dove è cresciuto e dove risiede la sua famiglia. L'avvento della ferrovia assume un valore particolare per gli artisti grazie a un'altra invenzione straordinaria. Ora i pittori possono spostarsi, uscire dallo studio e dipingere sul motivo, direttamente sulla scena che vogliono rappresentare. Nasce uno specifico equipaggiamento da pittore, i colori in tubetto, la tavolozza portatile, il cavalletto portatile, che permette di lavorare a diretto contatto con la natura. L'artista inizia a dipingere ciò che vede, scene di intimità familiare. In La spiaggia che vive, Monet ritrae sua moglie Camille insieme ad alcune donne. Ovviamente dipinge anche la natura, il paesaggio e, quando è alleato, delle marine con un cornicione. Dipingere sul motivo, dipingere nella natura, significa anche dipingere con la luce del sole e quindi usare colori più chiari. Questi colori più chiari sono visibili in un'impressione sole nascente, come pure nel quadro che Monet realizzerà nei pressi di Tretà o in quello di Vito, sulla spiaggia Tremonti. Tutto questo può apparirci normale, quasi banale, ma all'epoca di Monet rappresentava la rivoluzione. Infatti, a quei tempi la pittura era sinonimo soprattutto di grandi tele. Non si lavorava su piccoli formati, facilmente trascurabili, ma su quadri monumentali. Pressoché assenti le scene di intimità familiari, i soggetti erano prevalentemente a carattere religioso o mitologico. La pittura doveva educare. Infine, il pittore lavorava nel suo studio. Poiché non c'era ancora l'elettricità, dipingeva la luce delle candele e i colori erano molto più scuri. Dunque, impressione sole nascente, è un quadro nuovo perché è stato dipinto all'aperto.